Un buon pomeriggio dal Mola di Santa Maria di Fondi, dove sta per andare in scena la gara valevole per la quarta giornata di ritorno del campionato di Serie A2 femminile, girone C, tra Visfondi e Virtus Ciampino. Tanti gli scontri tra le due squadre fin dagli anni della Serie C. Negli ultimi tre anni, perché questo è il terzo, anche in Serie A2 femminile, gli spazi, si parte. Possesso palla proprio delle nostre. Lo schema che riesce per Acevedo, bello l'allungo in solitaria al secondo posto, mentre al primo posto c'è una Futsal Florenzia che ora come ora appare imprendibile. Zeppoloni, palla in mezzo, c'è il tiro e la rete, distratta la difesa fondana e colpisce Alessia Catrambone dopo un minuto di gioco. Ottava rete in campionato per il numero 5 del Ciampino. Il Ciampino largo, Zeppoloni per Centola. Centola la mette in mezzo col sinistro, Zavettieri manda in calcio d'angolo. Non facciamoci sorprendere come prima, Centola dalla distanza, palla che termina di poco al lato. De Luca perde palla, Aruyama non riesce a far proseguire Zomparelli, contropiede Ciampino, De Luca, palla dentro, Zeppoloni la mette in mezzo, Zavettieri. Aruyama prosegue nella propria azione, Zomparelli fa fuori un'avversaria, trova Aruyama, l'azione è buona, in area di rigore, Zomparelli può calciare, lo fa! Ed è la grande parata di Derrigo Sorniona, squadra esperta, squadra abituata. Palla per Verrelli, sola davanti a Zavettieri, ancora una volta molto brava. E allora Aruyama, Zomparelli perde questo pallone da Segarelli e benissimo Zavettieri riesce ad evitare guai peggiori. Davvero un grande intervento quello di Giorgia Zavettieri. Arriva sul pallone la portoghese, sempre per Aruyama che può provare il sinistro, si sposta, lo prova Derrigo, c'è, salta solo per un attimo De Luca. Riparte ancora la Virtus Ciampino, 2 contro 1, attenzione Catrambone è rete con la suola, salta Zavettieri e mette dentro la rete del 2-0. De Luca perde palla, Marzi solo davanti al portiere, Marzi la salta solo per un attimo ma si deve allargare, palla per Aruyama, se la porta sul sinistro, non calcia. Purtroppo la palla torna indietro a Lavado, avrebbe dovuto... Ciampino, Zeppoloni, Palomba, molto bene su Marzi, ne salta uno, ne salta due, adesso di Marzi, Federica! Marzi! Eccolo qua! Il gol che abbiamo chiamato non più tardi di 30 secondi fa. Finisce qui la prima frazione di gioco. Visfondi 1, Virtus Ciampino 2, Vid Calabria, che è venuto qui a Fondi con il chiaro intento di confermare la propria posizione di classifica. Uglietta e Ruth Lavado. Verrelli al volo il destro intanto, Zavettieri. La sarà così. Aruyama recupera questo pallone, buon break nostro. Aruyama per Marzi che può calciare, la mette in mezzo da Aruyama. Catrambone, un fattore per il Ciampino. Tra grande giocata, tocco sotto la palla, arriva lì per Centola che per nostra fortuna si mangia un gol fatto, quello del 3-1. 3-1 del Ciampino, fallito clamorosamente da Centola. Palomba prova il destro dalla distanza e la palla termina sulla traversa. Andiamo proprio Palomba che prova il destro, la palla resta lì, Palomba ancora Lavado, scusate, Pisello, Segarelli per De Luca, grande contropiede del Ciampino, De Luca cerca e trova Marzi punta Pisello, Marzi va via due avversari, Marzi palla di poco sul fondo, lampo, grande giocata De Luca, con questo pallone per Marzi in area di rigore, incredibile, abbiamo aspettato qualche secondo per vedere quale fosse la decisione dei due direttori di gara e come se nulla fosse il gioco scorre tra le grandi proteste della nostra squadra. Un eventuale passaggio su Centola, Zeppoloni calcio col destro, Zavettieri la mette in fallo laterale. Va via con il destro e Zavettieri, i secondi però passano, ne mancano solo 35 alla fine. Signoriello, Zavettieri non benissimo, la traversa di Catrambone e poi Signoriello ancora cento, la rimessa laterale, lo rinvia lontanissimo Derrigo e finisce qui la Virtus Ciampino e spugna il Mola di Santa Maria di Fondi imponendosi con il punteggio di 2-1 grazie alla doppietta messa a segno al primo e quattordicesimo minuto del primo tempo da Alessia Catrambone. Per la Visfondi in rete Federica Marzi al 18° della prima frazione di gioco.
Virtus Ciampino che consolida il secondo posto salendo a quota a 32 punti, Visfondi che resta a 15 e a metà classifica a 5 punti dalla zona playoff e con 5 punti di vantaggio aspettando gli altri risultati naturalmente sulla zona playout.